mai vinto a Cesena e oggi ha seriamente rischiato di perdere. Priva di desideri, ma anche di idee chiare, la squadra giallorossa per oltre 70 minuti ha subito passivamente le iniziative di un Cesena veloce e grintoso. Al sesto, deviazione di testa di Djukic, respinge sulla linea Rizzitelli. Gli schemi dei padroni di casa sono apprezzabili. Al 28esimo ci si mette anche la sfortuna. Solo il montante salva la Roma sul destro al volo di Djukic. Rivediamo la conclusione al rallentatore. Ancora due palle gol per il Cesena nello spazio di pochi secondi. Cervone, sicuramente il più bravo della squadra ospite, salva prima su Agostini e poi su Pierleoni. Ripresa, Radice fa scendere in campo Conti al posto di Piacentini, ma è ancora il Cesena a farsi avanti. Al quarto, Cervone in difficoltà, tu per tu con Pierleoni. Ottavo, bella intesa tra Djukic e Agostini, il centravanti controlla di sinistro e prova il destro. Ventesimo, ancora Agostini sotto i riflettori, il centravanti non trova l'angolo giusto. Nell'ultimo quarto d'ora si fanno vedere anche gli ospiti. Al 27esimo Comi, dopo un triangolo con Gerolin, si mangia un gol già fatto. Subito dopo ci prova Rizzitelli, lanciato da Di Mauro, senza fortuna. Si chiude con una bella azione corale della Roma, conclude Conti, la palla si ferma sulle gambe di Rizzitelli e il portiere Rossi rimedia. Lo 0-0 comunque va stretto al Cesena. Marcello Lippi, il migliore in campo di Cesena-Roma? Beh, penso di poter dire che è stato Cervone sicuramente, ha salvato 4-5 palle veramente eccezionali. E di questo Cesena che partorisce tanto gioco, attacca per quasi tra i due terzi della partita, però non partorisce il golletto. Beh, abbiamo appena detto che Cervone ha fatto delle parate veramente, veramente notevoli. In più ci mettiamo quel palo sulla bellissima conclusione di Djukic. Direi che per un'ora e dieci abbiamo fatto del buon calcio e creato tante occasioni. Non abbiamo avuto la fortuna o, se vogliamo, l'abilità di concretizzarle. Però io sono contentissimo di questo Cesena.